Un atto di coraggio iniziato anni fa è finalmente concluso con un ottimo risultato. Parliamo della vicenda della tonnara di Scopello, parliamo della denuncia che ha avuto lei e l'ingegnere. Ma guarda, atto di coraggio no, è un atto di umanità, quello è semplicemente un atto di umanità. Io sono stato chiamato un giorno, il 9 settembre 2015, alla tonnara di Scopello perché doveva essere eseguito lo sfratto contro una persona che si chiamava Zu Giovanni, che occupava un piccolo magazzino di proprietà della tonnara. Lui era comunque socio della tonnara. La proprietà aveva fatto stato di sfratto. In quell'immobile era ospitata una persona ammalata di SLA e veniva accudito, diciamo, da questa persona, Uzi Giovanni, e dalla moglie pure. Beh, la situazione, io sono stato chiamato lì, ho cercato di mediare un po', insomma, il È stato chiamato in qualità conflitto. di sindaco. In qualità di sindaco sono stato chiamato. È inusuale, certo, che un sindaco intervenga in uno sfratto, io lo capisco. Ma io dico che intervenire in favore di una persona ammalata di SLA, perché poi a me interessava in quel momento esclusivamente quello, è un atto di umanità. Io credo che chiunque lo può fare, lo deve fare, se può aiutare una persona ammalata. Quando si incrocia con lo sguardo una persona ammalata di SLA, non si dimentica più per tutta la vita. E io quello ho fatto. Lei mi ha denunziato, lei, la proprietà, mi hanno denunziato per abuso in atti d'ufficio, perché c'era andato lì con la macchina, con l'autista, eccetera. Per occupazione di spazio privato, insomma, reati che secondo me non stavano neanche in piedi. Infatti il pubblico ministero aveva disposto l'archiviazione. Loro hanno impugnato la richiesta di archiviazione che aveva fatto il pubblico ministero al giudice. E quindi il giudice ha dovuto disporre una nuova indagine. L'indagine ha confermato che io non avevo fatto altro che un'opera di mediazione quasi ovvia per un sindaco che viene chiamato, e quindi ha disposto adesso la definitiva archiviazione. Però il fastidio resta, cioè io capisco che un sindaco deve avere i suoi abusi d'atti d'ufficio, avrà tutte queste difficoltà, insomma, frequentare quel tribunale per cose di questo tipo. Stanno insite nella carica. Questa mi ha un po' fatto male, perché vedere la disumanità delle persone e cercare a ogni costo, insomma, di tutelare i propri interessi, anche quando di mezzo ci sono persone poverette di questo tipo, a mio avviso è una cosa disumana che non dovrebbe avvenire. Quindi appunto una vicenda legata anche a tutto quello che poi c'è dietro questo accesso alla tonnara. Aspettando questa risposta del CGA, ma secondo lei c'è una soluzione? Sì, la soluzione è prevista insita nella legge 1039, cioè quando un bene monumentale di questo tipo è riconosciuto tale, ci deve essere un regolamento per l'accesso, che garantisca il proprietario, ma che garantisca anche l'accesso dei cittadini. Oggi per entrare alla tonnara di Scopello si paga 7 euro, ma sostanzialmente l'attività museale non c'è. E comunque, se la proprietà o la gestione decide di non far entrare, non si entra. Noi rivendicavamo per principio il libero accesso. Eravamo anche arrivati a delle ipotesi di soluzione, sia con la sovrintendenza che con il prefetto Falco, che poverino è pure morto adesso. E insieme si lavorava per trovare una soluzione di questo tipo. Poi la situazione è difficilissima con quella proprietà trovare soluzioni. Ma è chiaro che l'interesse di tutti, secondo me, sarebbe quello della valorizzazione di quello che è veramente, insomma, è la cartolina di Castellammare, di quello che è un bene riconosciuto nel mondo, i faraglioni, la tonnara stessa, la sua storia, la cultura che ci sta lì dentro. A mio avviso sarebbe interesse di tutti valorizzarlo al massimo. Nessuno di noi ha mai pensato di diventare il comune proprietario della tonnara, assolutamente no.